Quello che vedete alle mie spalle è lo stand di Amazfit. Infatti, camminando oggi per la fiera, sono passato e ho visto un prodotto che ieri non era stato esposto. Ne hanno solamente parlato durante l'evento, ma non erano state date molte informazioni in merito. Comunque, parliamo ovviamente dell'Amazfit X, ce l'ho qui alle mie spalle, quindi facciamo un salto qui alla teca e andiamo a vedere che tipo di prodotto è. Come detto precedentemente, dunque, questo è l'Amazfit X. Purtroppo non lo possiamo provare, lo troviamo solamente al di sotto di una teca, questo perché è ancora un concept, quindi è una versione definitiva. Potrebbe essere che quando uscirà sarà ancora più diverso, e quindi nulla. Posso intanto farvi vedere qualche piccola anteprima, ovvero un display AMOLED flessibile da 2,07 pollici di diagonale con risoluzione 206x640 e densità di 326 pixel. Parlando di un wearable con display flessibile, probabilmente vi sarà venuto in mente il Nubia Alpha, ma questo possiede un display ancora più piccolo, quindi diciamo che le dimensioni sono meno proibitive rispetto a quel Nubia che, se ben ricorderete, insomma, era abbastanza ingombrante. Non abbiamo tantissimi dettagli in merito. Qui dalla schermata del display possiamo vedere alcune informazioni, come per esempio la batteria, il battito cardiaco, i passi effettuati, le calorie. Vediamo che le immagini sul display cambiano da sole, insomma, questo è un po' quello che possiamo sapere. Ovviamente non mancano le notifiche, mentre per quanto riguarda il design abbiamo anche un buon cinturino in gomma. Mi dispiace non potervi dire di più riguardo questo prodotto, ma insomma, ulteriori informazioni arriveranno sul nostro sito, quindi rimanete sintonizzati.